All'interno di una pentola mettiamo il latte e la scorza del limone. Portiamo sul fuoco e facciamo bollire. Una volta che bolle, spegniamo il fuoco e lasciamo riposare per almeno una mezz'oretta. In questo modo il latte prenderà tantissimo l'aroma del limone. Ecco qua, una volta che il latte si è raffreddato, togliamo la scorza del limone e aggiungiamo gli altri ingredienti che sono zucchero, amido di mais e tuorli. Mescoliamo bene e portiamo sul fuoco. Cuociamo finché la nostra crema non sia densa, ci vorranno all'incirca 10 minutini. Ecco qua, la crema ha iniziato ad addensarsi, aspettiamo giusto un altro minuto mescolando sempre e è pronta. Ora andremo a versare la crema pasticcera all'interno di un piatto fondo foderato con della pellicola. In seguito, per creare la base dei dolci, dobbiamo ricoprire tutta quanta la crema con dei biscotti secchi. Potete utilizzare qualsiasi tipo di biscotto a voi gradito oppure del pan di Spagna. In seguito copriamo tutto quanto con della pellicola, lasciamo intiepidire un pochino e dopodiché dobbiamo mettere la nostra torta in frigo finché non si rassoda completamente. Ecco qua, la torta è bella fredda, adesso la possiamo rovesciare direttamente sul piatto da portata. Ora non dobbiamo fare altro che tagliare le fragole a fettine e decorare la nostra torta. La dobbiamo ricoprire tutta quanta con le fragole fresche. In seguito, per conservare e dare lucentezza alla torta, andremo a versare un pochino di gelatina per torte. Potete comprarla già pronta, quella della bustina, e seguire le istruzioni, oppure farla in casa. E ora, se volete, potete aggiungere dei ciuffetti di panna qua e là in modo da rendere il dolce più bello e più goloso. Se invece volete trasformare il vostro zucotto alle fragole in una deliziosa coccinella, non vi resta che sciogliere un pochino di cioccolato fondente nel microonde oppure a bagnomaria e disegnare un cerchio sopra un foglio di carta forno. In seguito formate le antenne della coccinella sempre con il cioccolato e per quanto riguardano gli occhi andremo a utilizzare 2 gocce di cioccolato bianco. Infine prendiamo il cioccolato che ci è avanzato e creiamo tante piccole paline che serviranno sempre per fare la nostra coccinella. Ecco qua, ora non dobbiamo fare altro che appoggiare la testa della coccinella sopra la torta e decorare con le paline di cioccolato. Spero tanto che questa mia idea vi sia piaciuta. Qui a casa questo dolce è andato a ruba perché è molto fresco, goloso, veramente buonissimo. Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace e condividetela. Se la fate, lasciate un commento qua oppure sul sito e se volete potete scattare una foto e inviarmela su Instagram. Basta utilizzare l'hashtag ricette di Gabri. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che lo provate perché è veramente delizioso questo dolce. Niente, grazie, un bacio e ci rivediamo presto sempre qua su Ricette di Gabri. E se non siete iscritti, iscrivetevi per non perdere le prossime ricette. Ciao ciao!